Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati e siamo alla quinta settimana del 2022. Ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati su Io Risparmio, io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà una analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono aver impattato gli investimenti o la nostra vita sociale. Ne parliamo come sempre, in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo! Fra le notizie più importanti della settimana sicuramente sono i prezzi del greggio, che hanno registrato una sesta settimana consecutiva di salite, con il benchmark globale del Brent che ha registrato un nuovo picco di $90 al barile. L'ultima corsa è stata sicuramente nuovamente alimentata dal teatro politico del conflitto Russia e Ucraina e dell'imminente incontro dell'alleanza dei produttori del petrolio dell'OPEC, che non manca mai di fornire il proprio dramma per mantenere in ebollizione i prezzi del greggio. Il prezzo ha raggiunto un massimo di 8 anni di $90,25 al barile, prima di salire di 69 centesimi o 0,7% a $90,03. Per la settimana è aumentato del 2,4%, mentre il guadagno cumulativo delle 6 settimane è stato del 22%. Seconda notizia della settimana è sicuramente la questione turca, che impatta relativamente i nostri mercati, ma che comunque ha un impatto sul mercato finanziario, soprattutto di chi investe in questo paese. Infatti sabato, oggi, quello che sto registrando io, che è il 29 gennaio, il presidente Erdogan ha ripetuto la sua politica economica non ortodossa, dicendo che i tassi di interesse sarebbero stati ulteriormente abbassati e di conseguenza, a suo parere, l'inflazione sarebbe diminuita in pochi giorni. Proprio pochi giorni prima dell'annuncio dei dati sull'inflazione per gennaio, aggiungendo che i problemi economici della Turchia sarebbero sicuramente passati a breve. La Turchia è coinvolta in una crisi valutaria alimentata dalla mossa della Banca Centrale di tagliare i tassi di interesse di 500 punti base da settembre come parte di un modello economico che è stato progettato dal presidente Erdogan. La Turchia ha visto infatti l'inflazione crescere da dicembre e di salire al livello più alto degli ultimi 19 anni da quando c'è il governo Erdogan. Un sondaggio di Reuters di venerdì ha mostrato che a gennaio dovrebbe raggiungere i massimi degli ultimi 20 anni, con un'inflazione al 47%. La terza notizia parla di possibili problemi di AstraZeneca. Le autorità cinesi hanno convocato funzionari di AstraZeneca in Cina in merito a un'indagine su una sospetta frode assicurativa medica da parte dei dipendenti dell'azienda. Questo è quello che ha affermato sabato il National Healthcare Security Administration cinese. L'autorità di regolamentazione del fondo statale di assicurazione medica ha affermato infatti che le autorità hanno ordinato l'arresto di tutti i sospetti, ma non hanno voluto fornire ulteriori dettagli sulle sospette violazioni e sull'identità dei fondi coinvolti. In una propria dichiarazione di venerdì, la società ha affermato che alcuni dipendenti della ditta meridionale di Shenzhen avevano alterato o partecipato all'alterazione appunto di rapporti sui test dei pazienti ed erano appunto sospettati di una frode assicurativa medica. Ma andiamo a parlare di numeri, andiamo a parlare di indici. Gli indici americani, che hanno sicuramente chiuso una settimana un po' ambigua, sicuramente non sono andati a decadere in territorio negativo pesante come è successo la scorsa settimana, quella precedente, ma non hanno dimostrato nessuna forza nel decollare. Ma anche se devo dire che la sofferenza maggiore, come un po' nelle ultime settimane, si vede più nel Nasdaq, che chiude praticamente la settimana 0-0 e palla 100, se posso dire così, rimanendo invariato rispetto alla settimana precedente, non questa che è passata, ma quella prima. La migliore performance della settimana l'ha sicuramente avuta in America l'indice regina, lo Standard & Poor's 500, che chiude con un più 1,34%, mentre l'indice industriale Dow Jones si ferma al di sotto dell'1% con un più 0,77%. Per continuare con gli indici americani, l'unico in territorio completamente negativo è il Russell 2000, che chiude con un meno 1,62%. Per quanto riguarda i destini mondiali, peggiori sono sicuramente il coreano con un meno 6% abbondante e l'Hang Seng con un meno 5,7%, e il TA35, l'indice israeliano, con un meno 5%. Tra i migliori indici mondiali, se si escludono quelli americani, il Brasile è quello che ha reso di più,
con un 2,7% e poi sussegue a questo l'indice vietnamita con un più 2%. In Europa il primo segno positivo lo va a postare l'indice ungherese con un più 1,28%, gli altri sono un po' non pervenuti, infatti l'Europa ha avuto alla fine dei conti una settimana molto strana, con l'indice AEX, quello olandese, essere il peggiore europeo assieme al Belgio, entrambi vicini alla soglia del meno 2,5%, diciamo che quello olandese è il 2,5%, quello belga è il 2,45%. Se torniamo in patria, l'Italia, anche male con il FTSE MIB, poco sotto al meno 1,9%. Ritorniamo a parlare dei migliori e peggiori settori del panorama statunitense che hanno regalato e relegato. Ha regalato delle perle molto interessanti in termini di rendimenti e relegato dei profondi rossi a doppia cifra in alcuni casi. Per quanto riguarda i settori migliori, lo shipping, quello in cui lavoro io, regala un 9% abbondante di segno positivo, mentre i servizi energetici quasi un 7% in più come segno positivo. Comunque altri settori legati a questi due, o comunque legati in maniera non proprio diretta, sono l'oil and gas, ad esempio, o le tecnologie, che hanno dato rendimenti al di sopra del 4%. A raschiare il fondo del barile il tabacco, che resta sul terreno un doppia cifra, un meno 11%, assieme al settore auto, anche questo lascia un meno 9%. La componentistica per auto lascia un meno 5%, mentre stessa sorte tocca al segmento preferito mio, quello dei REITs, purtroppo quasi un meno 5%. Torniamo a parlare di criptovalute, ultima settimana traballante e confusa anche in questo caso, che sembra aver restituito un po' di verde e di fiato, ma che non ha convinto del tutto. Bitcoin, data di registrazione di questo video sabato 29, con un segno positivo più 6%, e l'Ethereum con solo 2 punti percentuali sotto a un 4,6%. Simili rendimenti al BTC per il BNC, la Binance Coin, con un quasi 6,8% di guadagno. Tra quella capitalizzazione maggiore desta il meno 17% del token Terra, mentre il token di Crypto.com, il CRO, si pappa un bel più 26%. Beato chi ce l'ha in portafoglio. In termini assoluti comunque il crypto total stock market, inclusivo del Bitcoin, ha fornito un rendimento che di poco supera il 2% su base settimanale, ovviamente a sabato 29, che è la data di registrazione di questo video. Bene, eccoci arrivati al mini aggiornamento, alla fine del mini aggiornamento dei mercati della settimana appena passata, che non è stata di sangue e di sudore arena come quella precedente. Spero che questo contenuto sia sempre apprezzato e di gradimento, e se così fosse, per favore ti chiedo di farmelo capire lasciando un bel pollice in su o un commento qui sotto per darmi delle idee di miglioramento. Inoltre, se sei nuovo sul canale, ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Buonanotte mercati, finisce qui e ritorna come ogni lunedì prossimo, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Nel video di domani andiamo ad analizzare e a fare un bel tutorial di Chartmill, un tool gratuito per fare l'analisi fondamentale e tecnica. Ciao!